Attenzione però un aspetto, bisogna vedere anche poi dove sono destinati a cosa. No, perché se qui i fondi sono a disposizione e non vengono spesi, io me la voglio prendere con chi non è stato capace di utilizzarli. Perché se mi chiedi nuovi fondi, ma non riesci a spendere neanche quelli che è già a disposizione, non è una questione di carenza di fondi, ma di incapacità di spesa. Guardi, io mi muovo settimanalmente in treno, muovendomi da Roma e tornando e girando sul territorio. Non faccio la tratta quasi mai da Roma a Milano con l'alta velocità, perché devo muovermi sul territorio, passo in Umbria. Impiego 6 ore e mezza a rientrare normalmente, passo dal binario doppio fino a Orte al binario singolo che entra in Umbria, dopodiché si ritorna e quando arrivo da Milano a Sarono ci sono 4 binari. Quei 4 binari non sono stati costruiti ieri, ma sono stati costruiti parecchi anni fa, con gli stessi fondi che oggi sono a disposizione per questo raddoppio ferroviario non eseguito. Allora, un conto è l'incapacità di chi deve amministrare nell'eseguire le opere, un conto è la gestione della sicurezza, perché se vado a vedere in alcune stazioni, la maggioranza, anche dove c'è il binario unico, il capostazione non c'è più, ma ci sono sistemi di sicurezza che garantiscono. Elettronici, certo. No.